Siamo lodati in Gesù e Maria. La prima lettura, fratelli e sorelle carissimi, che abbiamo ascoltato, di San Giacomo Apostolo, ci pone dinanzi seriamente, ecco, alla realtà fugace della nostra esistenza e sempre molto molto precaria. Dobbiamo sempre ricordare che, dice la Sacra Scrittura, che la vita dell'uomo è come un soffio, che molte cose sono assai mutevoli, cambiano repentinamente, che veramente nelle nostre mani non abbiamo in potere praticamente nulla. Adesso non voglio farvi l'angoscia, insomma, a nessuno, però purtroppo è la verità, no? San Giacomo dice, voi dite, oggi o domani andremo nella tal città, passeremo un anno e faremo affari. Sei così sicuro? Non sapete cosa sarà domani? Che cos'è mai la vostra vita? Siete come vapore che appare per un istante e poi scompare. Voi sapete che in ebraico vapore è la stessa parola che designa il termine superbia, la stessa cosa, quindi qualcosa che non ha nessuna consistenza. Noi non possiamo neanche sapere se ci svegliamo domani mattina, non è che possiamo fare progetti a molta lunga scadenza. San Giacomo ricorda una frase molto importante che dobbiamo imparare a dire spesso e non semplicemente come modo di dire, no? Dice, dovreste dire invece, se il Signore vorrà, vivremo e faremo questo o quello. Famoso, se Dio vuole. Ecco, perché tutto quello che cade è soggetto alla divina volontà. E se il nostro Signore non è d'accordo, questo, quello o quell'altro non si farà. Ecco, dobbiamo sempre fare molta attenzione. Vantarsi nella vostra arroganza, dice San Paolo, dice San Giacomo, scusate, ogni vanto di questo genere è iniquo. Quindi chi non umilmente prende coscienza della estrema precarietà, ripeto, della propria esistenza, che è completamente affidata e da affidare nelle mani di Dio, che è l'unico potente, commette peccato. Quindi. E questo è il primo aspetto. Gesù nel Vangelo poi ricorda una cosa molto importante, ecco, che noi, i suoi discepoli, i suoi figli, non siamo gelosi. Vogliamo avere nessun tipo di esclusiva anche nei suoi confronti. Quindi quando c'è qualcuno che, a prescindere dai demoni, che opera bene anche nel nome di Gesù, non bisogna, come dire, fermarlo o impedirlo con la scusa che non è dei nostri. Ecco, voi sapete che questo è uno dei fondamenti della possibilità anche del dialogo, della cooperazione anche con le persone, credenti che fanno parte di confessioni diverse da quelle della Chiesa Cattolica, ce ne sono tantissime, ecco, certamente ci sono delle difficoltà, delle disparità in ordine alla fede, però credono comunque in Cristo, cioè credono che Dio, anche i fratelli che sono insomma separati, e tutto quanto il bene che possono fare o che anche noi possiamo fare con loro, ecco, non va impedito e va comunque accolto, certamente nella speranza che tutti possano non soltanto conoscere autenticamente Gesù, ma possano anche arrivare alla pienezza della conoscenza e anche della vita di grazia di Gesù, come sappiamo, sia nell'unica sua Chiesa, di cui abbiamo, ecco, l'onore di fare parte, e però farne parte comporta anche tanti santi oneri, che con l'aiuto del Signore speriamo di poter sempre portare santamente e degnamente avanti. Bene, chiediamo a Maria Santissima, ecco, la creatura completamente vivente della Divina Volontà e a lei abbandonata, che ci aiuti, ecco, a camminare sempre confidando solo nel Signore, abbandonandoci soltanto in Lui, ecco, perché l'unico fondamento stabile della nostra esistenza è Dio, ecco, la nostra vita è fugace, le persone sono fallaci, tutte, nessuno escluso, chi ha qualche anno più di me, penso che abbia ancora più esperienza di vita, io tante volte ho visto tante cose, insomma, quindi l'unica cosa che non viene meno, l'unica cosa che rimane, l'unica roccia che rimane sempre ben saldati è Dio, Gesù, la Madonna, la loro divina volontà, che non deludono e non tradiscono e sono il fondamento della nostra esistenza, nelle cui mani, ecco, e alla cui azione è bene vivere completamente abbandonati, confidando solo in Lui. E tutto il resto, metterlo, sigillarlo sempre sotto le parole sante e benedette, così sarà
se Dio vorrà. Siamo alla di Gesù e Maria. Sempre siamo alla di Gesù.